Sicuramente il titolo di questo video vi potrà ingannare parecchio. Immaginatevi se avessi messo la copertina di una bella manza in primo piano con la bocca aperta. E invece no, oggi siamo qui per parlare di schizzi, ma non intendo quelli che si piglia Sasha Grey in faccia. Ma intendo le bozze di disegno. Mi è venuto in mente di parlare di questa cosa dopo che ho guardato, ho rispolverato un mio vecchio libro che avevo comprato quando facevo ancora architettura, no? In pratica qua ci sono tantissimi schizzi. Perché è saltato un CD? Ma che cavolo? Vabbè. Come dicevo, ci sono tantissimi schizzi, no, di famosi architetti che sono quasi delle opere d'arte. Io veramente rimango molto molto affascinato a guardare e riguardare questo libro. Ne ho ancora altri, no, di libri di architettura, però sono tutte monografie di architetti famosi, però questo in particolare è uno dei miei preferiti. Mi viene in mente anche quando io facevo architettura, no, all'università, che facevo tantissimi schizzi, no? Per me lo schizzo è una fase fondamentale per un disegnatore, per un creativo, per, non lo so, per qualsiasi persona che vuole anche progettare un qualcosa, no? Anche se non sai disegnare, magari quelle due o tre linee ti aiuteranno a capire. E quando andavamo in determinate zone dove c'erano degli edifici che erano presi come riferimento per fare poi dei progetti che portavamo all'esame finale di progettazione, io spesso, quando andavamo a fare questi sopralluoghi, mi portavo uno sketchbook per fare tantissimi schizzi. E vicino a me stanno passando alcune tavole che ho rispolverato prima di fare questo video. Realizzare queste bozze, no, questi schizzi dal vero, mi aiutavano a capire ciò che vedevo, perché avevo sempre dei punti di riferimento. Poi attraverso il tratto, cioè attraverso il disegno manuale, si riesce maggiormente a conoscere quel determinato edificio. Lo schizzo, la bozza preparatoria, è una fase fondamentale per un disegnatore, un progettista, perché è l'unico momento in cui sprigioni maggiormente la tua fantasia, ok? La tua creatività, perché è in quel momento che tu stai creando. C'è una connessione forte tra cervello che sta pensando e la mano che sta elaborando. Magari decidi di scannerizzare quel determinato schizzo, magari buttarlo poi su Photoshop e ridefinirlo tutto in digitale. Però, come dicevo, quella fase è già un po' più meccanica, ok? Io una cosa che non faccio mai è buttare via i miei schizzi, mai, perché li considero quasi delle piccole opere. Quest'estate, ad esempio, ho pubblicato su Instagram alcuni schizzi, li ho chiamati hashtag schizzi antinoia, e sono veramente disegni fatti sul momento, in poco tempo. Guardate ad esempio questa tavola qua, che è una sorta di illustrazione, una fan art dedicata a Breaking Bad. Ci sono i quattro personaggi forse fondamentali della serie. Come vedete è molto molto raffazzonata e buttata a casaccio, però ci sono determinate caratteristiche che veramente ti portano a dire wow! E Breaking Bad, l'uso grezzo della matita blu che richiama particolarmente alla metanfetamina, tocchi veloci di pennarello per accennuare quel poco di viso per fare in modo che vengano riconosciuti comunque i personaggi. Ecco, questo è uno schizzo, è una bozza che non deve essere più toccata, deve rimanere così. Come vedete invece qua a fianco, nello speed painting, ho fatto un altro schizzo di un barbaro ispirato alla serie di Diablo, per dirvi. Questo schizzo ci è impiegato praticamente un quarto d'ora. Neanche. Tocchi veloci di china nera per ridefinire tutta la sagoma del personaggio. In quella fase uno si dovrebbe veramente lasciare andare, lasciare spazio alla fantasia. Si deve disegnare, portare dei tratti veloci, avere in mente cosa devi realizzare, è importante quello. E poi per finire magari dai dei tocchi di bianco qua e là, ok? Un po' di acquerello per dare un effetto un po' più movimentato a tutta la tavola. In questi casi a me capita anche di usare il caffè. Veramente non servono materiali costosi per fare queste tavole qua, basta veramente poco. Poi ho realizzato un'altra bozza di Batman, ok? L'ho improvvisata lì sul momento e ho usato solamente il colore nero. E attraverso lo schizzo, con un determinato tratto, senza neanche esagerare con i dettagli, puoi dare tantissimo carattere a ciò che stai realizzando. E con pochi tocchi si riesce già a percepire la drammaticità della scena, ok? E stiamo parlando di uno schizzo. E una cosa che a me affascina parecchio sono ad esempio gli storyboard, che vengono
fatti ad esempio prima di realizzare un film, e sono molto schizzati, sono molto caotici, proprio perché si deve dare il senso delle inquadrature, delle geometrie, della presenza dei personaggi all'interno della scena. Quindi si deve fare in modo di presentare il più veloce possibile, ma nel modo più efficace. Quindi io una cosa che faccio sempre e consiglio a tutti voi disegnatori, ok, anche se non siete dei disegnatori bravi, è di fare tante bozze, di fare tantissimi schizzi. Inizia a fare un disegno, magari non lo concludi neanche, però quando sei soddisfatto della bozza che hai appena realizzato, passa a qualcos'altro, disegnane tanti. Questo è un buon esercizio, no? Per poter allenare la mano. Stiamo parlando sempre di schizzi e allenamento di mano. Bene così. Boban, i doppi sensi stanno divagando. Ok, credo di aver detto tutto e ho colto anche l'occasione per farvi vedere alcune illustrazioni che non avete mai visto, soprattutto qua sul mio canale, quindi mi sembra giusto condividerle con voi. Per il resto, che dirvi, noi ci vediamo il prossimo venerdì con un altro video che riguarderà quella che è la mia passione, cioè il disegno, e vi presenterò i 6 Walter White mai visti. Dovevo presentarlo oggi, lo so, però ho deciso di presentarlo la prossima settimana. Bam! Grazie mille, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!